A seguito della lettera di Sua Eccellenza Monsignor Methodius, Vescovo ausiliare di Bukoba, Tanzania, in data 20 maggio 2013, con la quale invitava la congregazione ad aprire una comunità salettina in diocesi, e quindi su mandato del Consiglio della Congregazione dell'ottobre 2013, Padre Efrem e io siamo andati a far visita alla diocesi di Bukoba, che è situata a nord-ovest del paese e bagnata dalle acque del lago Vittoria. Abbiamo lasciato Roma il 13 gennaio scorso e siamo rientrati in Italia il 23 successivo. Prima di raggiungere Bukoba, di passaggio da Dar es Salaam, abbiamo ossequiato Sua Eminenza il Cardinal Policarpo Kpengo, arcivescovo della città e anche titolare della nostra parrocchia qui in Roma. Dopo una breve visita alla moderna cattedrale di Bukoba, restaurata di recente, abbiamo preso alloggio presso il centro diocesano in località Bunena, ove risiede Monsignor Method. Lo scopo della nostra visita era duplice: prendere conoscenza diretta delle persone e del luogo e verificare le possibilità esistenti in ordine ad una eventuale e futura fondazione salettina in loco. Per me questa visita era molto gradevole perché anzitutto la Tanzania assomiglia molto alle Filippine, in quanto la clima, la vegetazione, l'alimentazione e anche la base del cibo è banana e dunque è molto simile alle Filippine. Io ho apprezzato anche molto la grande ospitalità, della parte della gente, i vescovi, i sacerdoti, i fedeli che abbiamo incontrato. Tutti erano molto, contenti, non solo della nostra visita, ma soprattutto della prospettiva di una, eventuale fondazione dei missionari della Salette nel loro paese, nella loro diocesi. Il vescovo ci ha invitato per due, ci ha dato due possibilità. La prima è la possibilità di prendere cura della parrocchia di Mugana, a cui il santuario di Lourdes è attaccato. Questo è il santuario è circa 50 metri dalla chiesa. È una chiesa, una parrocchia di 15.000 persone. E poi l'altra possibilità, la seconda possibilità, è di prendere cura di una nuova parrocchia altrove, dove si indicherà dopo. I vescovi ci ha invitati non a causa della mancanza dei sacerdoti, quello è vero anche, però soprattutto a causa carisma della congregazione, che è un carisma mariano. Bukoba è una grande possibilità offertaci dal vescovo stesso del luogo, senza che noi l'abbiamo sollecitata. Ringrazio davvero Dio di questa opportunità che mi auguro trovi un riscontro positivo nella vita di ciascuno di noi. Invito quindi i provinciali, le singole province e tutti i religiosi a riflettere su questa opportunità.